il centro nevralgico, insomma, del progetto. Quindi vi ringrazio ancora e do la parola alla professoressa Villata. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a Esther Di Napoli per questa introduzione, al consigliere Grasso per l'invito e a Esther stessa e grazie ad Esther anche per aver richiamato l'idea dello spezzatino e il tema delle misure cautelari affrontato trasversalmente ai diversi regolamenti che si occupano di relazioni familiari, rischia di essere uno spezzatino un po' indigesto. Farò del mio meglio, ma allo stesso tempo vi chiedo perdono sin da ora perché la necessità di affrontare tutti i regolamenti, perlomeno di toccare tutti i regolamenti, è, come dire, in qualche misura ardita. Condivido, se posso, delle slide. Vediamo se riesco a farlo in maniera adeguata. Allora. Perché non me lo fa vedere. Vediamo. Dottoressa, ci dovrebbe essere un tasto in alto a destra con la freccia verso l'alto. Sì, quello l'ho fatto, quello l'ho trovato, stavo cercando però di La presentazione. aperti file aperti, stavo cercando di visualizzare la presentazione, se no apro da sfoglia e vabbè, e faccio da qua. Allora, qua. Perfetto. Ok, adesso devo anche però capire se me li. Sì, da sopra. Ok, va bene. Allora, dicevo, il regime delle misure cautelari è un regime che nasce, ha la sua origine in un altro contesto, quello della materia civile e commerciale, nel contesto del regolamento Bruxelles 1 e prima ancora della Convenzione di Bruxelles del 1968. E viene replicato, perlomeno nella sua struttura essenziale, in tutti i regolamenti in materia di famiglia, con la sola e significativa eccezione di quello che oggi il regolamento. Sarà breve, per così dire, regolamento Bruxelles 2 ter, dove troviamo una disciplina particolare, più articolata. Solo in quel contesto si prende davvero atto della specificità del contenzioso in materia di diritto di famiglia, il cui fine primario non è solo quello di individuare le pretese meritevoli di tutela e determinare una composizione degli interessi confliggenti in gioco, bensì anche quello di organizzare ordinatamente le condizioni di una vita familiare e, per definizione, in situazioni di difficoltà, vita familiare che ha una sua evoluzione nel tempo. Il che significa che perlomeno per i regolamenti che più pedissequamente riflettono, sembrano riflettere i medesimi principi ispiratori della Convenzione di Bruxelles, le pronunce della Corte di Giustizia rese nell'interpretazione di quegli strumenti offrono alcune indicazioni utili anche nel contesto di cui mi occupo oggi. Vale a dire quello dei regolamenti in materia di obbligazioni alimentari, di successioni, di regimi patrimoniali, naturalmente quello riguardante la materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale, tentando di dare un sguardo tanto ai profili relativi alla giurisdizione, al diritto applicabile, al riconoscimento e esecuzione delle decisioni e, se farò in tempo, anche al ruolo delle autorità centrali. Vediamo alcuni
tratti comuni, generali comuni a tutti i regolamenti che andrò ad esaminare. L'incidenza del modello o dei modelli e della giurisprudenza della Corte di Giustizia vale innanzitutto per la nozione di provvedimenti provvisori, e questa è la nozione che ritroviamo in tutti i regolamenti, provvedimenti provvisori inclusi provvedimenti cautelari. Nozione per la quale, nella perdurante assenza di una definizione autonoma del corpo dei regolamenti, permane l'attualità della definizione offerta dalla sentenza Reichert, sentenza 1992, per la quale per provvedimenti provvisori o cautelari debbono intendersi provvedimenti volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto, onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza. Ne deriva che, con riferimento all'ordinamento italiano, tale questa definizione sembra di per sé, perlomeno di per sé, idonea a ricomprendere in sé tanto le misure anticipatorie del merito quanto le misure conservative. Ma ci sono alcuni distinguo che vedremo poi. Tutti i regolamenti prevedono poi che il foro o i fori competenti per il merito lo siano anche per le misure provvisorie, e assoggettano tendenzialmente i provvedimenti provvisori allo stesso regime di circolazione delle decisioni, provvedimenti provvisori adottati al giudice del merito, allo stesso regime circolatorio di circolazione delle decisioni sul merito. Tutti i regolamenti prevedono anche un foro per le misure provvisorie, per così dire, esorbitante, e come tale collegato certamente nelle versioni primigenie ai titoli di giurisdizione nazionali in materia cautelare, ma una volta adottato il provvedimento provvisorio e conclusesi le eventuali fasi processuali di impugnazione, il nesso di strumentalità rispetto alla tutela di merito non vale a conferire a quel giudice, diciamo così, esorbitante giurisdizione anche sul merito. E questo quando anche, ai sensi del diritto processuale interno, l'efficacia nel tempo della misura cautelare adottata fosse condizionata alla proposizione di un giudizio di merito. La proposizione del giudizio di merito dinanzi al diverso giudice cui il regolamento rilevante conferisce giurisdizione appunto sul merito, deve infatti considerarsi funzionalmente equivalente e quindi idonea ad evitare il decadere della misura cautelare adottata, e in questo senso l'articolo 669-9, ultimo comma, riflette proprio questa impostazione. Tanto il foro competente per il merito quanto l'ulteriore foro cautelare riguardano pacificamente anche i provvedimenti provvisori, anzi, nel caso di quello che è importante soltanto, i provvedimenti provvisori ante casa. È un'opinione condivisa da molti che il foro esorbitante sia privo di giurisdizione ai sensi del regolamento rispetto ai provvedimenti anticipatori se laddove il giudice del foro esorbitante adito con un procedimento cautelare ritenendosi competente in base questa volta al diritto interno adottasse un provvedimento di merito, questo incontrerà naturalmente rilevanti problemi di coordinamento sono risolti attraverso appunto, i conflitti di merito. Ultimo aspetto di carattere generale, la previsione in ciascun regolamento di un foro cautelare ulteriore rispetto ai fori competenti per il merito, collegato, come accennato, ai criteri di giurisdizione previsti in materia cautelare in ciascun ordinamento, statale, postula che questi criteri nazionali non siano necessariamente correlati alla materia oggetto della controversia. Non di meno, non occorre non dimenticarsi del contesto
in cui il foro esorbitante opera, e che quindi la stessa delimitazione razione materie che opera con riferimento al merito deve essere tenuta presente anche nell'applicazione del foro esorbitante in materia cautelare, ai fini del quale vale, come per il merito, la regola per la quale l'oggetto della domanda di merito rispetto al quale il provvedimento provvisorio si presenta come accessorio delimita l'operatività della norma e del regime nel suo complesso. Accennavo a un modello, o forse a due modelli. Mi direte voi se si trattano di due modelli differenti oppure di un modello che trova una sua evoluzione nel tempo dalla Convenzione di Bruxelles a quello che è il modello più recente, la sua versione più recente, che è quella contenuta nel regolamento Bruxelles 2 Ter. Primo modello, se vogliamo, è quello rappresentato appunto dalla Convenzione di Bruxelles, che sul punto non differisce dal regolamento 44/2001 o viceversa. In entrambi troviamo una, per quanto riguarda il foro esorbitante, una nozione di provvedimenti provvisori e cautelari, rispettivamente l'articolo 24 e l'articolo 31, per la quale questi provvedimenti previsti dalla legge di uno Stato contraente possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di quello Stato contraente o Stato membro, anche se in forza della convenzione o del regolamento la competenza a conoscere del merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente. La norma opera un implicito richiamo ai criteri idonei ad attribuire giurisdizione cautelare a un certo Stato membro in base al suo diritto interno, nella logica della Convenzione e del regolamento, logica che viene esplicitata nella sentenza Van Uden nel 1998, sentenza che menzioneremo più volte, l'applicazione dell'articolo 24 è subordinata alla condizione che vi sia un effettivo nesso di collegamento fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente o dello Stato membro del giudice addito. Questo requisito, questa condizione, nella logica della Convenzione del regolamento, deve essere oggetto di una specifica verifica. Per di più, nella stessa sentenza il criterio dell'effettivo nesso di collegamento viene specificato, per cui la Corte ci dice che questo nesso sussiste quando il provvedimento richiesto riguardi beni del convenuto che si situano o che si devono situare nella sfera di competenza territoriale del giudice addito. Si tratta di una sorta di controllo di secondo livello sul criterio di giurisdizione concretamente utilizzato, sul criterio di giurisdizione nazionale concretamente previsto nello Stato membro del giudice adito. Quanto alla circolazione dei provvedimenti adottati dal foro esorbitante, dice la sentenza Denilauler del 1980, l'articolo 24 non esclude che anche i provvedimenti adottati dal foro esorbitante in esito ad un procedimento di natura contraddittoria, quando anche contumaciale, possano divenire oggetto di riconoscimento ed autorizzazione all'esecuzione, alle condizioni previste dalla Convenzione, allora per le decisioni di merito. La sentenza Mies del 99 sembra poi condizionare la possibilità di circolazione di un provvedimento adottato dal foro esorbitante al fatto che il provvedimento richiesto dell'esecuzione riguardi soltanto determinati beni del convenuto che si situano o si devono situare nella sfera di competenza territoriale del giudice addito, quindi quel requisito che condiziona la possibilità di la giurisdizione del giudice cautelare ai sensi dell'articolo 24 si ritroverebbe anche in fase di
valutazione della eseguibilità, diciamo così, riconoscibilità e eseguibilità della sentenza ai sensi della Convenzione di Bruxelles. Dalla sentenza Italian Letter del 2002 pareva poi potersi dedurre che un provvedimento adottato ex articolo 24 di contenuto inconciliabile potesse impedire il riconoscimento di un provvedimento provvisorio adottato dal giudice competente per il merito. E veniamo al regolamento Bruxelles 1 bis, ossia alla disciplina attuale in materia civile e commerciale. Ora, nell'ambito di una sezione autonoma, questa volta la 10, dedicata ai provvedimenti provvisori e cautelari, troviamo un articolo 35 di identico tenore rispetto a quello che ho da poco riferito, ossia l'articolo 24-31 di Convenzione di Bruxelles, regolamento Bruxelles 1, ma non troviamo un riferimento esplicito alla necessità di un nesso di collegamento fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale del giudice adito, richiesto dalla sentenza Van Uden, ma la dottrina più autorevole ritiene che questo nesso sia implicito nel criterio esecutivo territoriale collegato alla combinazione tra norma del regolamento e foro cautelare previsto dal diritto interno. Ma l'articolo 2 chiarisce che i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito rientrano nella nozione di decisione e quindi nel regime di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento Bruxelles 1 bis, ma non vi rientrano quei provvedimenti provvisori cautelari emessi dal giudice competente per il merito senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento cautelare sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Quindi si passa da un regime, quello della Convenzione di Bruxelles, del regolamento 44-2001, in cui si ragiona, si discute sulla possibilità di circolazione dei cautelari adottati dal foro, quindi anche dei cautelari passati dal foro esorbitante, ad un regime in cui invece, e questo è una norma esplicita, come dire, evidente, anche i provvedimenti adottati dal giudice competente per il cautelari adottati dal giudice competente per il merito incontrano una limitazione chiara nel testo dell'articolo 2. A contrario dall'articolo 2 e esplicitamente dal considerando 33, si desume che l'efficacia dei cautelari disposti dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente a conoscere del merito dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato, fatta salva naturalmente la possibilità di una circolazione di quel provvedimento in base a norme nazionali o altre convenzioni, strumenti internazionali di cui gli Stati membri rilevanti siano eventualmente parte. I due modelli, o come si è evoluto il modello della giurisdizione, della circolazione dei provvedimenti cautelari in riferimento alla materia civile e commerciale. Ma vediamo la materia che più direttamente ci occupa oggi, quella delle relazioni familiari. E il primo in ordine cronologico, e seguirò l'ordine cronologico perché in qualche modo aiuta a valutare l'esistenza di un'evoluzione, e perché l'ordine cronologico e l'ordine in cui questi regolamenti sono stati elaborati non può non aver inciso, a mio avviso, sul perché di certe soluzioni che vengono trasportate o non trasportate di regolamento in regolamento dal legislatore dell'Unione. Quindi, sul nostro percorso, in ordine cronologico, troviamo il regolamento dedicato alle obbligazioni alimentari, il regime per le misure cautelari previsto da questo regolamento. L'articolo 14, la norma relativa al foro esorbitante, di tenore assolutamente identico a quello che abbiamo, a quelli che abbiamo visto in materia civile e commerciale. Nulla si dice, perlomeno non esplicitamente, nel regolamento 4/2009 sulla circolazione dei provvedimenti provvisori,
né nel contesto della definizione della nozione di decisione, né nel considerando, né nelle norme specificamente dedicate alla circolazione delle decisioni. Troviamo però un'indicazione, sia pure indiretta, nell'articolo 51 del regolamento 4/2009, dedicato alle funzioni specifiche delle autorità centrali. In base a quella norma, le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande proponibili dal creditore o quelle proponibili dal debitore, e in particolare, con riferimento a quelle domande, le autorità centrali adottano tutte le misure appropriate per agevolare l'avvio di un'azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale, volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente. Ora, in questa disposizione il legislatore ha scelto di non richiamare l'articolo 14, quella sul foro esorbitante, ma bensì di far riferimento alla natura provvisoria, al carattere territoriale e alla finalità dei provvedimenti considerati in quella disposizione. Così, di fatto, certamente alludendo ai provvedimenti provvisori adottati ex articolo 14, ma forse anche a quei provvedimenti provvisori adottati dal giudice competente per il merito, senza che il convenuto sia stato invitato a comparire e senza che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. E qui sto richiamando quei criteri di delimitazione che abbiamo trovato nella materia civile e commerciale, quindi senza richiamare quei provvedimenti provvisori che fossero emessi in audita altera parte e non notificati al convenuto prima dell'esecuzione, caratteristiche queste che precludono al convenuto, perlomeno sino al giorno della prima misura di esecuzione, l'accesso al meccanismo di riesame previsto dall'articolo 19 del regolamento 4/2009 come diritto del convenuto stesso, meccanismo che rappresenta il contraltare dell'abolizione dell'exequatur e dell'assenza di possibilità di controllo circa il rispetto delle garanzie di difesa da parte dello Stato membro di esecuzione. La possibilità per il giudice competente per il merito di adottare un provvedimento provvisorio in audita altra parte che non dia al convenuto tempo e modo di sottrarre, diciamo così, nottetempo la possibile garanzia del credito alimentare, non è del tutto è un provvedimento che sia suscettibile di esecuzione in un altro Stato membro, non è del tutto sbarrata, perché al creditore alimentare e al giudice del merito è oggi aperta la via dell'ordinanza europea sui sequestri dei conti bancari, che nel cui ambito di applicazione materiale rientra anche la materia cautelare, oltre a quella civile e commerciale in senso stretto. Guardiamo ora ai due settori di più difficile lettura nella prospettiva di cui oggi ci stiamo occupando, vale a dire al settore delle successioni e a quello dei regimi patrimoniali. Rispetto alle successioni troviamo ancora una volta una norma, l'articolo 19, che riprende i contenuti delle disposizioni in tema di fori esorbitanti che già abbiamo considerato. Non vi è menzione del nesso di effettività del collegamento di cui parlavamo prima, forse appunto si può richiamare la tesi che lo vede implicito nel criterio di collegamento esecutivo territoriale. Rispetto alla circolazione di questi provvedimenti, la nozione di decisione adottata dal regolamento 650/2012 non distingue i provvedimenti provvisori in alcun modo. Quindi possiamo forse dire che se i provvedimenti provvisori sono emessi dal giudice competente per il merito, sono soggetti al regime generale di circolazione proprio del regolamento successioni, che è assai simile a quello del regolamento 44/2001, incluso il motivo di rifiuto del riconoscimento dell'esecuzione fondato sul rispetto dei diritti di difesa. Per quanto riguarda i provvedimenti ex articolo 19, appunto nel silenzio del regolamento 650 del 2012 a favore della possibilità di circolazione vale appunto quell'assenza di distinzioni di riferimenti a provvedimenti a carattere territoriale nel corpo del regolamento, ed anche, se vogliamo, l'identità di regime di circolazione col regolamento 44/2001.
nel senso viceversa di un approccio più restrittivo, quello che è una preoccupazione più volte ripetuta dalla Corte di Giustizia nell'interpretazione di queste norme, vale a dire il pericolo di un'illusione dei criteri di giurisdizione sul merito che si realizzerebbe attraverso l'emissione di un provvedimento provvisorio da parte del foro esorbitante e la sua successiva circolazione, e poi un'interpretazione evolutiva del regolamento successione che tenesse conto del di pochissimo successivo regolamento Bruxelles 1 bis, anche se il fatto che i due strumenti in qualche modo siano stati elaborati in parallelo, perlomeno visto alla data finale in cui entrambi sono stati adottati, pone interrogativi sul perché non sia stato seguito esplicitamente la stessa soluzione. Ora, considerazioni analoghe, del tutto analoghe a quelle che ho svolto, valgono anche per i due regolamenti sui regimi patrimoniali. Con una specificità, a mio avviso, e quindi non ripeterò le stesse considerazioni anche per con ragioni di tempo, con una specificità che è correlata al parallelismo di funzionamento, in particolare del regolamento 1103 del 2016, con il regolamento 2201 del 2003, o perlomeno parallelismo di determinazione della competenza giurisdizionale sul merito. Mi riferisco appunto ai criteri del regolamento 2201-2003 secondo l'interpretazione datane dalla sentenza Purrucker prima, di cui dirò a breve, e mi interrogo sull'impatto su questo parallelismo conseguente alla successione del regolamento 2019-1111, quindi Bruxelles 2-ter, rispetto al regolamento 2201 del 2003. Ora, andando al cuore della chiacchierata di oggi, vale a dire quello della materia matrimoniale, della responsabilità genitoriale, non posso che tentare di dare qualche indicazione tenendo conto dei due strumenti che oggi sono, per così dire, sul palcoscenico: quello attualmente in vigore e applicabile, regolamento 2201-2003, e quello che lo sarà tra non moltissimo, il regolamento 2019-1111. Con riferimento al foro competente per il merito, la possibilità quindi del giudice competente per il merito di adottare provvedimenti cautelari, valgono per entrambi i regolamenti le consuete considerazioni, con una specificità il rilievo che il criterio della residenza abituale riveste ai fini della giurisdizione sul merito, naturalmente si riverbera anche sui provvedimenti provvisori. L'esigenza di prossimità tra il giudice e la controversia sottesa al criterio della residenza abituale fa sì che il giudice competente per il merito sia in posizione privilegiata per esprimere una valutazione sul fumus e sulle esigenze di urgenza che giustificano l'adozione di un provvedimento provvisorio. La stessa prossimità soddisfa anche esigenze legate all'esecuzione del provvedimento provvisorio, come naturalmente di quello successivo di merito, anche in considerazione del carattere spesso del carattere anticipatorio che spesso i provvedimenti provvisori rivestono rispetto alle decisioni di merito. Questo in considerazione di una possibile continuità tra provvedimenti provvisori e successiva decisione sul merito sotto il profilo del loro esito. L'estensione dell'abolizione dell'exequatur operata dal regolamento 2019-1111 con riferimento a tutte le decisioni ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento, mentre nel regolamento 2019-1111 questa riguardava soltanto le decisioni sul diritto di visita e quelle che prescrivono il ritorno del minore, consente poi di superare alcune situazioni problematiche, quali quelle determinate dalla sentenza Health Service Executive, che tra l'altro penso siano note e non
quindi per ragioni di tempo non abbiamo modo di entrare nel dettaglio. Riguardo invece al foro esorbitante, la prima considerazione attiene alla collocazione del foro esorbitante rispettivamente nel regolamento 2201 e nel regolamento 1111. L'articolo 20 del regolamento 2111 è collocato in una sezione distinta del capo secondo relativo alla competenza. L'articolo 15 del regolamento 1111 è collocato nello stesso capo dei titoli di giurisdizione sul merito della responsabilità genitoriale. Sicché il foro esorbitante, e questa è un'ulteriore conseguenza, rimane soltanto relativo alla responsabilità genitoriale, quando invece nel regolamento 2201 riguardava l'intero ambito di applicazione del regolamento, almeno nella sua lettera, anche se poi nel caso di più, naturalmente la materia di responsabilità genitoriale è quella privilegiata per la sua applicazione. In entrambi i regolamenti troviamo tre condizioni cumulative per l'operare del foro esorbitante, condizioni che la Corte di Giustizia aveva, come dire, chiaramente enunciato nella sentenza A del 2009. Queste tre condizioni sono la necessità di un requisito di urgenza, il riferimento ai provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro in questione con riferimento alle persone presenti nello Stato in questione o ai beni situati in quello Stato, riferimento che viene adattato al contesto della sola responsabilità genitoriale nel regolamento 1111, quindi riferimento soltanto alla presenza del minore e o ai beni del minore in quello Stato membro. E poi terzo requisito, naturalmente, la natura provvisoria del provvedimento. Con riferimento al requisito dell'urgenza, nella sentenza A la Corte di Giustizia aveva ritenuto che le condizioni di urgenza si verifichino quando i minori si trovano in una situazione atta a nuocere gravemente al loro benessere, inclusa la loro salute o al loro sviluppo. Ancora nella stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha sottolineato come la necessità e l'urgenza dei provvedimenti devono essere valutati con riferimento alla situazione del minore, alla sua prevedibile evoluzione e all'efficacia dei provvedimenti già adottati o da adottarsi. Nella sentenza Deticek, la Corte di Giustizia aveva ulteriormente precisato che la nozione di urgenza si correla anche all'impossibilità pratica di presentare la domanda relativa alla responsabilità genitoriale dinanzi, la domanda cautelare relativa alla responsabilità genitoriale dinanzi al giudice competente per il merito. Quindi una nozione di urgenza collegata da un lato a circostanze di fatto specifiche relative alla condizione del minore e o della persona in questione, è accompagnata da un requisito che invece riguarda, da un elemento invece di possibilità di accesso al giudice competente per il merito. Nella stessa sentenza aveva però anche sottolineato come un mutamento di circostanze, quindi circostanze di fatto derivante da un processo graduale quale quello rappresentato dall'integrazione del minore, dalla progressiva integrazione del minore in un nuovo ambiente, non poteva essere ritenuto necessariamente sufficiente per conferire ad un giudice non competente a conoscere del merito il potere di adottare un provvedimento provvisorio per la modifica della misura in materia di responsabilità genitoriale adottata dal giudice competente per il merito. Questo per non vanificare l'operatività del criterio del foro generale rappresentato dalla residenza abituale del minore. Ancora una, quindi troviamo qui la preoccupazione di di prevenire un aggiramento del foro competente sul merito. Nel regolamento 2019 del 1111 viene in rilievo anche il concetto di urgenza utilizzato nel considerando 57
dove, con riferimento a una diversa questione, cioè quella relativa all'ascolto del minore, si riferisce il concetto di urgenza del caso all'esistenza di un pericolo imminente per l'integrità fisica e psichica o per la vita del minore, per cui ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare il rischio che quel pericolo divenga, si concretizzi. Nuova nell'articolo 1111, anche con riferimento alla materia cautelare, è la disposizione relativa all'ascolto del minore. Ai sensi dell'articolo 21, anche in materia cautelare, nell'esercitare la competenza in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi della sezione in cui è inclusa la norma sul cautelare, le autorità giurisdizionali degli stati membri danno al minore capace di discernimento conformemente al diritto delle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. Tuttavia, il mancato ascolto del minore, se opportunamente minore capace di discernimento, se opportunamente motivato, non preclude il riconoscimento di una decisione cautelare in materia di responsabilità genitoriale. Se il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non era necessario dare al minore tale possibilità in considerazione della questione oggetto del procedimento, come pure se sussistevano seri motivi in considerazione in particolare dell'urgenza del caso. L'articolo 39, nell'elencare i motivi di diniego di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, tra i quali il mancato ascolto può rappresentare appunto ragione di diniego, eccetto appunto queste due situazioni, tali per cui il mancato ascolto condizioni che sembrano essere particolarmente adatte ai provvedimenti di cui ci occupiamo. L'articolo 15 ha poi codificato l'obbligo dell'autorità giurisdizionale che pronuncia il cautelare di informare direttamente o tramite l'autorità centrale, l'autorità giurisdizionale competente per il merito, se necessario, per l'interesse superiore del minore, lo aveva già detto la Corte di Giustizia nella sentenza A, come pure nella medesima disposizione, al paragrafo 3, troviamo la facoltà dell'autorità giurisdizionale competente per il merito, di informare, direttamente tramite l'autorità centrale o altro ente, eventualmente con il supporto della rete giudiziaria europea, il giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, diciamo così, esorbitante. Ai sensi poi del considerando 31, un'autorità giurisdizionale competente solo per i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che si è investita in una domanda di merito, dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se l'autorità giurisdizionale di altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del regolamento. Non è una novità, ma il regolamento 1111 lo rende esplicito. Quanto alla loro efficacia, questo vale anche per entrambi i regolamenti, i provvedimenti adottati dal foro esorbitante cessano di applicarsi non appena l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento rilevante, abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati, lo aveva già detto la Cassazione nella Cassazione 22.093 del 2009, e nella sentenza Pruker 2 la Corte aveva peraltro chiarito come la pendenza di un procedimento cautelare dinanzi al giudice del foro esorbitante non valesse a configurare una situazione di litispendenza e aveva dato alcune indicazioni circa le valutazioni che il giudice competente deve applicare. Deve tenere presente nel applicare quel principio. Nella sentenza Pruker 2, il cui principio di fondo ritroviamo nell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento 1111, la Corte aveva detto che se risulta manifestamente dall'oggetto della domanda presentata al giudice addito per primo e dalle circostanze di fatto relative a quel procedimento, che quella domanda non contiene alcun elemento tale da giustificare una competenza di merito del giudice adito, il giudice adito
successivamente potrà considerare che non sussiste una situazione di litispendenza. Al contrario, se dagli stessi elementi, con riferimento alla domanda presentata dinanzi al giudice addito per primo, anche se diretta ad ottenere provvedimenti provvisori, risulti che quella domanda è stata introdotta dinanzi a un giudice prima facie competente a conoscere del merito, il giudice addito successivamente deve sospendere il procedimento, ai sensi della rilevante norma del regolamento, finché la competenza del giudice addito per primo non sia stabilito. Quindi, dopodiché, il giudice successivamente addito, che ha sospeso, potrà valutare la possibilità di adottare i provvedimenti provvisori, ex articolo 20 del regolamento 2201, come giudice del foro esorbitante, nell'interesse del minore. Quindi l'esistenza di una decisione giudiziaria che concede provvedimenti provvisori senza che sia precisato in quella decisione se il giudice che li ha adottati sia competente a conoscere del merito, non può di per sé costituire sostegno a favore di un'eccezione di litispendenza. Con riferimento all'esistenza di una domanda di merito, laddove manchino precisazioni quanto alle competenze del giudice addito per primo, quanto alla competenza sul merito del giudice addito per primo e alle circostanze di fatto esposte nella domanda di merito. Quindi spetta al giudice successivamente addito verificare d'ufficio se la decisione del giudice addito per primo nel concedere provvedimenti provvisori fosse soltanto preliminare ad una decisione ulteriore adottata con maggiore cognizione di causa in circostanze che non siano più caratterizzate dall'urgenza, e in questo caso il giudice successivamente adito a questo fine dovrebbe verificare se sussista un'unità processuale tra la richiesta di provvedimenti provvisori e la domanda di merito successivamente formulata dalle parti nel giudizio preventivamente avviato. Rimane tuttora, direi, aperto il tema dell'idoneità del cautelare adottato dal foro esorbitante a impedire l'esecuzione di un provvedimento precedente del giudice competente per il merito. Abbiamo indicazioni di segno contrario nella sentenza Purrucker primo, che si era espresso a favore della possibilità che il provvedimento ex articolo 20 potesse essere opposto nel foro esorbitante ad una decisione precedente resa da un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro competente sul merito. Nella sentenza POVS troviamo un'indicazione di segno opposto, ma teniamolo presente, si tratta di una decisione che riguarda il contesto della sottrazione internazionale del minore, per cui potrebbe di per sé essere un'eccezione ad una regola generale e non indicare un orientamento divergente della Corte di giustizia. E veniamo al regime di circolazione delle decisioni dei provvedimenti provvisori con riferimento alla materia del regolamento Bruxelles 2 bis 2 ter. Come noto, nella sentenza Purrucker primo, la Corte aveva chiarito che il sistema di circolazione predisposto dal regolamento 2201 non è applicabile ai provvedimenti rientranti nell'articolo 20. Da qui l'esigenza per il giudice di un altro Stato membro richiesto di eseguire un provvedimento provvisorio adottato in un altro Stato membro, di poter distinguere facilmente sulla base di quale titolo di giurisdizione quel provvedimento provvisorio fosse stato adottato. E quindi, sempre nella sentenza Purrucker, la Corte di giustizia aveva segnalato la necessità che risultasse chiaramente dalla decisione se il giudice che l'aveva adottata aveva inteso soggettarsi alle regole di competenza previste dal regolamento, si era pronunciato ai sensi del foro esorbitante. Allo stesso tempo, posto che il regolamento preclude ai giudici degli altri Stati membri la possibilità di sindacare sulla valutazione svolta dal primo giudice in ordine alla propria competenza, il divieto appunto di rivalutazione della competenza del giudice di origine non preclude
non, secondo la sentenza Purru, che era un giudice cui si è sottoposto una decisione che non consente elementi atti a dissipare ogni dubbio circa, in materia cautelare, circa il foro concretamente rilevante, non preclude di verificare se da quella decisione emerga se il giudice d'origine abbia reso quel provvedimento sulla base delle, appunto, dei fori previsti dal regolamento o viceversa sulla base dei fori nazionali cautelari, con una sorta di presunzione nel caso di dubbio a favore del foro esorbitante. Qui la Corte aveva fatto riferimento a una serie di argomentazioni, il rischio di illusione delle regole contenute in altre norme del regolamento, è un argomento ricorrente, la collocazione della disposizione dell'articolo 20 un po' a parte rispetto agli altri fori di giurisdizione previsti dal regolamento, l'espressione non osta che contenuta nell'articolo 20, espressione che non ritroviamo viceversa nell'articolo 15 del regolamento 1111, dove invece si fa riferimento esplicitamente a una forma alla competenza del giudice del luogo dove dove si trova il minore, dove si trovano i suoi beni, quindi sembrerebbe essersi orientato nella direzione di un vero e proprio criterio di giurisdizione, anche se poi non cambia molto quanto alle sue modalità di funzionamento e l'approccio che il legislatore utilizza. Quindi una serie di argomentazioni che la sentenza Purrucca utilizza e che troviamo in qualche modo tenute in considerazione o in alcuni casi ribaltate nel regolamento Bruxelles 2 ter. E vediamo che cosa su questo punto dice il regolamento Bruxelles 2 ter. L'articolo 2, ancora una volta, la nozione di decisione è quella rilevante, dove si dice che la nozione di decisione comprende i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale che in virtù del presente regolamento è competente a conoscere del merito, e qui, come dire, siamo sulla falsa riga del regolamento Bruxelles 2, Bruxelles 1 bis, ma, ed è questo l'elemento di novità più significativo, nella nozione di decisione suscettibile poi di circolare secondo il regime previsto dal regolamento, l'articolo 2 paragrafo 1 capoverso include anche i provvedimenti provvisori adottati conformemente all'articolo 27, paragrafo 5. Siamo nel contesto del procedimento di ritorno in un contesto di sottrazione internazionale di minori. Articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, prevede la possibilità che il giudice che adotta una decisione di ritorno del minore adotti provvedimenti provvisori che in qualche modo circolano insieme al minore che torna in esecuzione di quel provvedimento nello stato dal quale era stato illecitamente trasferito, questo con la finalità di proteggere il minore dal grave rischio per la sua incolumità fisico-psicologica ai sensi della Convenzione dell'AIA del 1980. Naturalmente, tanto per i provvedimenti naturalmente appunto in parallelismo con il regolamento Bruxelles 1 bis, tanto per i provvedimenti adottati dal giudice competente per il merito quanto dai provvedimenti adottati da un foro diciamo semi-esorbitante quale quello del giudice del ritorno del minore, vale lo stesso limite, vale a dire che si deve trattare di un provvedimento reso a seguito di un procedimento in cui il convenuto sia stato invitato a comparire, oppure la decisione contenente il provvedimento deve essere notificata o comunicata al convenuto prima della sua esecuzione. Rileva in questo senso il considerando 59 che riprende questo tema. Rimanendo per un attimo nella materia della sottrazione internazionale di minore, ed in particolare nel contesto del procedimento sul ritorno del minore, non posso non menzionare anche, oltre al paragrafo 5 dell'articolo 27,
anche il paragrafo 3, il paragrafo 2.2, il paragrafo 2 dell'articolo 27, dove si dice espressamente che il giudice sul ritorno del minore può esaminare in qualsiasi fase del procedimento, conformemente all'articolo 15, la necessità di assicurare contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore, tenuto conto dell'interesse del minore. Ma richiamo questa norma per sottolineare come, a differenza dei cautelari adottati insieme al provvedimento sul ritorno del minore nel caso di pericolo per il minore stesso, il provvedimento cautelare adottato ai sensi del 27 paragrafo 2 non beneficia del regime di circolazione di cui parlavamo prima. Ai sensi del 27 paragrafo 3, poi l'autorità giurisdizionale che consideri l'eventualità di disporre il ritorno di un minore per le ragioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della Convenzione dell'AIA dell'80 non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che chiede il ritorno convince il giudice fornendo prove sufficienti o se l'autorità giurisdizionale si forma altrimenti il convincimento che siano state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Ora, tra queste misure adeguate per assicurare la protezione del minore sul ritorno, che dovrebbero convincere il giudice della non necessità della non possibilità di rifiutarsi di disporre il ritorno del minore, il considerando 45 menziona espressamente un provvedimento provvisorio adottato nel giudice dello stato di origine del minore che consenta in qualche modo di proteggere appunto il minore da quel rischio che il giudice del ritorno può paventare. E in questo ambito può essere rilevante il ruolo della rete giudiziaria europea sotto il profilo dell'assicurare una comunicazione adeguata, un'informazione adeguata tra il giudice che abbia adottato la misura adeguata nello stato di origine di provenienza del minore e il giudice sul ritorno. E veniamo rapidamente all'esecuzione, sul quale nel regolamento 2201-2003, come vi dicevo, regime generale nei limiti in cui, salvo per le decisioni, quindi ex aequatur, salvo per le decisioni privilegiate, viceversa nel regolamento Bruxelles 2 ter non è previsto l'ex aequatur per le decisioni sulla responsabilità genitoriale, è stato abolito con un regime ulteriormente favorevole per le decisioni privilegiate sotto il profilo degli ostacoli che si possono frapporre, dei motivi di ostacoli che si possono frapporre all'esecuzione. Segnalo come l'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento 1111, tra i documenti da presentare per l'esecuzione, menzioni con riferimento ai provvedimenti provvisori l'apposito certificato rilasciato secondo il modello di cui è l'allegato quarto del regolamento, che deve attestare, tra le altre cose, che l'autorità giurisdizionale d'origine è competente a conoscere del merito, quella che sarebbe competente a conoscere del merito, oppure ha disposto i provvedimenti cautelari, i provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, articolo 15, quindi le due condizioni che consentono la circolazione del provvedimento, questo naturalmente per facilitare il compito al giudice dell'esecuzione e naturalmente l'indicazione del rispetto del requisito dell'invito a comparire rivolto nei confronti del convenuto oppure la prova della notificazione. Motivi di diniego del riconoscimento dell'esecuzione sono gli stessi, segnalo, richiamo quanto detto rispetto al profilo particolare dell'ascolto del minore. Due parole solo sulla legge applicabile, e purtroppo non c'è tempo per i riferimenti all'autorità centrale, ma li ritrovate nelle slide. Francesca, scusami. Ecco, si riesce in un paio di minuti a chiudere? Perfetto, grazie. No, senz'altro due parole di numero su questo, solo perché era nel titolo della presentazione per non lasciare completamente inesplorata la materia.
È ovvio il riferimento all'Alex Fori per quanto riguarda tipologie di provvedimenti e svolgimento del procedimento, fatta salva l'incidenza del diritto dell'Unione Europea, perché nella sentenza Purucker 1 la Corte pone dei requisiti di ordine normativo processuale ai provvedimenti provvisori. Il tema è quello della valutazione del fumus boring iuris e del parametro sulla base normativo sulla base del quale operarlo. Se questo debba essere utilizzato, debba essere svolto ai sensi dell'Alex Fori oppure della legge regolatrice del merito dell'Alex Cause. Il problema non sussiste per la responsabilità genitoriale perché le norme di conflitto rilevanti in materia, quelle delle convenzioni dell'AIA del 96, assicurano la coincidenza tra forum e ius, sia pur con la possibilità di considerare altre leggi rilevanti. Il problema è più significativo naturalmente per le altre materie che abbiamo visto, alimenti, successioni e così via. Applicare la stessa legge applicata nel contesto del procedimento di merito ha senso in termini di continuità e di corrispondenza, e soprattutto, vale soprattutto per i provvedimenti anticipatori, e certamente deve essere, a mio avviso, la regola per i provvedimenti cautelari adottati dal giudice competente per il merito. Qualche dubbio sui fori provvisori, sui provvedimenti provvisori adottati sulla base del foro esorbitante. Ragioni di celerità, senz'altro, e il carattere meramente territoriale di quei provvedimenti. Ma si può valorizzare un aspetto, e cioè proprio la collaborazione attraverso la rete giudiziaria europea, quella comunicazione che la rete giudiziaria europea può garantire. Perché? Per raccogliere informazioni presso il giudice competente per il merito, naturalmente nella misura in cui questo sia stato già adito, rispetto a ciò che all'attività che si sta svolgendo davanti al giudice competente per il merito e anche alle sue valutazioni rispetto al diritto applicabile. Nella logica della cooperazione c'era una proposta in questo senso nel contesto del materia giudiziaria, della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, non la ritroviamo esplicitamente nei regolamenti di famiglia, ma perché non elevarla al rango di buona pratica in questo contesto? Mi scuso per essere andata lunga e rinvio alle slide per quanto riguarda il ruolo delle autorità centrali con riferimento ai provvedimenti provvisori. Grazie, grazie mille. Questa è effettivamente stata la relazione più trasversale, la relazione trasversale del corso, e come tale quindi risente della difficoltà di riuscire, come in realtà ha fatto magistralmente Francesca Villapa, però a riassumere in maniera sintetica e nel breve tempo a disposizione tutte le questioni.